Anticipata ad oggi la conferenza stampa del tecnico del Pescara Zeman in vista del posticipo di lunedì inizio ore 20:30 contro il Perugia. Il tecnico biancazzurro ha toccato tanti punti nella conferenza stampa, anche ricordato i gol in fuorigioco subiti domenica scorsa ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, usando delle parole forti. Poi sulla partita di lunedì ha sottolineato la forza del Perugia, detto che ha ancora dei dubbi di formazione perché sarà fondamentale la rifinitura di domani, e parlando di mercato ha sottolineato come Tomassini sia venuto a Pescara proprio per la presenza di Zeman, ma ha anche detto deve dare qualcosa in più, non esclusa comunque la partenza dell'ex attaccante del Taranto. Questo e tanto altro nella conferenza stampa di Zeman che andiamo ad ascoltare con le immagini di Francesco Paolo Salviani. In vista del posticipo manca ancora un altro allenamento, però indicazioni chi è disponibile a parte Mesic e Pellacani, se c'è qualche indisponibilità dell'ultima ora, e come sta la squadra? Vabbè, che c'è ancora la giornata di domani, quindi non è definitivo, però sono rientrati a Cornero e Franchini, però a oggi c'è qualche giocatore che ha problemi e quindi bisogna qualche giocatore, no, chi è che hanno problemi, bisogna vedere se si risolvono in giornata e domani sono a disposizione o no. Quindi la formazione non ce l'ho io. Questione play, da Gasso squizzato per il per la tipologia di partita che hai in mente lei con il Perugia lunedì, quali sono le caratteristiche che chiede al play? Di fare il regista, vuol dire impostare il gioco. Per me sono tutti e due all'altezza, poi il problema è fase difensiva e lì forse da Gasso serve di più. E gli dipende da quello che vogliamo fare. Ma io penso che abbiamo fatto bene tutto il primo tempo, nel senso che abbiamo preso gol. Anche lì il discorso si gioca sui risultati, è normale che se vinci o pareggi giochi in un modo, se perdi in un altro. E quindi per me la partita in se stesso non era da buttare nemmeno il secondo tempo. Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco, poi è difficile giocare e fare i risultati contro. Se abbiamo 5 ammoniti per falli che per me sono falli normali, è difficile giocare. 2 gol in fuorigioco proprio contro la Juve, qui aveva ricordato quel gol del 91, un caso. Io so che la Juve si deve salvare. Mister, io torno un attimino ad alcune situazioni legate al mercato e volevo che approfondisse un po' una dichiarazione che ha fatto proprio in Mixzone ad Alessandria la settimana scorsa. Parto con il mercato. In questa settimana sono riniziate le voci che Tomassini non è contento e che potrebbe andare via. Qual è la verità su Tomassini? Intanto, e se le piace Meazzi, questo giocatore dell'Entella che ora sembra essere nel mirino del Pescara? Ma io non voglio parlare del mercato perché non lo so. Io so che Tomasini è venuto a Pescara solo per me, perché c'ero io. Poi il discorso che lui, come dice la società, ha tante richieste che si possono valutare. Quindi per lei va bene Tomasini? Lei è contento di Tomasini? Io sono contento di averlo, visto che è un giocatore che ci vuole stare, che ci piace stare, però deve dare qualche cosa. Il fatto che alla fine il miglior Pescara, questo è un dato di fatto, si è visto sempre quando Cuppone era titolare e nelle occasioni in cui hanno giocato altri al posto di Cuppone non si sono viste cose migliori, significa che serve un attaccante più importante per il suo gioco oppure che Cuppone è insostituibile? Io dico di no, noi abbiamo fatto terza squadra per gol fatti, quindi non è che sono mancati i gol, ce li siamo mangiati tanti, quello è vero, però non è problema di un giocatore che ci risolve la partita o fa 20 gol. A me, se abbiamo 2 a 7 gol, vuol dire che altri 20 gol li hanno fatto gli altri. A me serve che tutti partecipano in fase offensiva e difensiva.
Faccio l'ultima, se posso, sempre su come sta la squadra. Lei ha detto domani vediamo di sciogliere gli ultimi dubbi. Ci può dire solo in che reparto c'è dubbi? Se è difesa, centrocampo o attacco? Sono tre reparti diversi. Chi è acciaccato a oggi? Cioè, acciaccato, hanno partecipato tutti, però non stanno a me. Uno per reparto, diciamo. Staver è pronto per giocare, secondo lei? Stavere pronto, può giocare, sì.